Il ministro per gli affari economici finlandese, con un nome impronunciabile che quindi non so pronunciare, desidera che l'Unione Europea sviluppi un proprio sistema operativo e un browser internet. Secondo la politica, questa mossa renderebbe il nostro continente meno vulnerabile e ridurrebbe la dipendenza da alcune aziende. Ed è super interessante. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi vi porto questa notizia incredibilmente interessante sul fatto che la Finlandia abbia detto questa roba qui. Cioè, perché? Facciamo un minimo di background, nel senso che in questo momento c'è Stati Uniti, Cina, che in ambito tecnologico si picchiano, cioè Huawei col 5G e Trump che non lo vuole, che dice che li spiano, cioè insomma ci sono ostilità su larga scala e quindi si pensa che la gestione di reti e dati informatici sia una delle cose più importanti da tenere sotto controllo. Vi riporto solo lo scandalo Cambridge Analytica e successivamente anche l'elezione di Trump, che pare, perché appunto non ci sono le prove, ma pare, sì, che c'entri qualcosa le tecnologie e la Russia. Ma vabbè, non lo sappiamo. Il punto è che comunque sono temi importanti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. L'Europa spinge per la sicurezza in modo anche abbastanza fico, tipo il GDPR, e poi ti dice: ehi, sai che forse tu sito dovresti dare la possibilità di assistenza umana, dai, e te lo impone. L'Europa per quello si sta muovendo bene. E allora uno dice: se ti stai muovendo bene, no? Perché non arrivare ai concorrenti statunitensi e cinesi? Visto che siamo interessati all'ambito di sicurezza? Anche perché adesso, allo stato attuale, dipendiamo da agenzie, aziende americane. Se io avessi US Search, ovvero il sistema di ricerca dell'Unione Europea, e il UE Chrome, questo era un riferimento, probabilmente cambierei per provare, perché io sono un europeista convinto e questa idea mi piace, visto che lì c'hanno Google. Perché se riuscissimo a diventare autosufficienti e diventare pionieri nella tecnologia dell'informazione, cioè non dico creare delle IA o delle reti 5G, anche se sarebbe figo, potremmo anche fungere da emittente di certificati digitali. Questo vuol dire che l'Europa sarebbe un'istituzione cibernetica, un'istituzione nel mondo cibernetico. Cioè, se siamo autosufficienti nel mondo cibernetico, la cosa non ci fa altro che bene. Creare un sistema operativo che magari non dico utilizzano tutti, perché per l'amor del cielo non puoi, però che l'Europa consigli caldamente di usare, che con dei vari contratti venga messo sui dispositivi governativi di tutti i paesi membri. Questo cosa comporta in termini di sicurezza? Ok, in termini economici è un puttanaio e non ve lo nascondo, ma in termini di sicurezza avere tutti la stessa tecnologia in modo anche abbastanza aggiornato eviterebbe che ci potessero essere dei I Wanna Cry 2. Sapete cos'è I Wanna Cry? Va colpito praticamente un virus che l'avevi preso nel PC e ti criptava i dati e per decriptarli dovevi dare mille soldi. Aveva colpito ospedali in Europa, credo anche in Italia, ed era successo un casino. Cioè, non vi nascondo che comunque sarebbe un sogno. Nella pratica, l'Europa finanzia vari progetti, alcuni molto di alto profilo. E è veramente da quasi 20 anni che sta andando avanti, per quello dico che si impegna. Il problema è un altro. Non produciamo hardware completo. Non abbiamo una nostra architettura hardware, né una nostra filiera delle CPU, no? Quindi neanche tastiere, e questo non è un problema banale, ma fondamentalmente la base di tutto, perché tu puoi avere il sistema operativo più bello del mondo, ma se non produci hardware, l'hardware è straniero, l'indipendenza non la ottieni. Quindi vedete come è un discorso complesso, che sottende tantissime cose, per cui verrà forse guardato, verrà detto: bella idea,
infattibile allo stato attuale. Però bella idea, perché prima di avere un sistema operativo dell'Unione o di avere un browser dell'Unione, c'è bisogno di avere un'Unione, eh? Piccoli bricconcelli sovranisti. Cioè, nel senso, va bene, idea fantastica, però, hey, ci sono tante aziende diverse che fanno tante cose diverse e prima di imporre una direttiva devi comunque unire gli stati, cioè... Dai, comunque questo è quello che avevo da dirvi per oggi, spero che questo podcast vi sia piaciuto, era un piccolo aneddoto divertente su cose che dicono i finlandesi, e io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.